la lotta del piccolo Amin contro un tiranno alleato ad un mago, in difesa del suo amore segreto. Sullo sfondo fantastico di quella Baghdad fiorita, che aveva mille minareti e mille giardini, si anima tra musiche e canzoni tutto lo sfarzo della corte orientale di Oman, il tulipano del Tigri. È una deliziosa fiaba originale, intessuta con episodi a volte festosi e a volte drammatici. Avventuroso ed emozionante, La Rosa di Baghdad è il primo lungometraggio a disegni animati prodotto in Europa, in 6 anni di lavoro, da centinaia di artisti e di pittori italiani. La Rosa di Baghdad, primo premio assoluto al Festival Internazionale dei Ragazzi di Venezia, è un film che diverte, commuove e avvince. Zeyla, la rosa di Baghdad, il perfido califfo Jafar, tonco, sapiente e ingenuo, il gran cadì con la bilancia della giustizia, Zirko, il gagà della capitale, Kalinà, la gazza ladra, Zizibè, cavaliere senza macchia e con molta paura. L'eroico Amin e la dolce Zeyla sono i personaggi umani e poetici di questa vicenda, che esalta la lotta del bene contro il male.